Buonasera e bentrovati nei nostri studi. TG Rovigo si apre con la crisi dei pescatori polesani, sempre più stremati dai danni causati dal granchio blu, ma l'ultima polemica che rischia di dividere il consorzio pescatori di Scardovari è relativa a una delibera che sta facendo davvero molto discutere. A Porto Tolle, animi caldi in una recente assemblea, c'erano anche le nostre telecamere nel servizio, capiamo il perché il mondo dei pescatori è così in subbuglio. Vediamo. Il mondo della pesca e della molluschicoltura della provincia di Rovigo è in fermento, spaccato, sempre più diviso. E stavolta il granchio blu non ha colpe, o almeno non direttamente. A scuotere i pescatori e a riempire il palazzetto dello sport di Porto Tolle è stata nelle scorse ore la proposta di delibera da parte del consorzio pescatori di Scardovari, che raggruppa 14 cooperative, di concedere aree per coltivare le vongole direttamente alle cooperative stesse che ne facessero richiesta. Una sorta di proprietà privata dentro il consorzio, e una volta avanzata la proposta sono scoppiate le polemiche. 6 delle 14 cooperative hanno detto no, spaccando di fatto il consorzio stesso. Tra i punti di criticità sollevati i costi, i luoghi, i tempi e i modi di semina e il timore che si creino delle disparità interne a seconda delle aree concesse. Una situazione carica di malcontento e di rabbia già pesante per colpa anche del granchio blu. Un anno senza pesca, reddito zero, e il ponte, ponte del Moglio può chiudere anche. Ma per tutti, perché sarà una crisi che colpirà tutti. Una crisi che rischia di diventare ancora più pesante se la spaccatura tra le 6 cooperative contrarie e le 8 favorevoli non sarà risanata. I pescatori restii alla novità chiedono al consorzio di agire in questo senso, un consorzio assente all'incontro e oggetto proprio per questo di critiche dirette. Almeno oggi avrebbero dovuto essere qui presenti con la propria gente a dire come stanno realmente le cose. Il timore è che le 6 cooperative contrarie escano dal consorzio, eventualità questa scongiurata dalle istituzioni presenti a Porto Tolle, almeno per il momento. C'è qualche possibilità che queste 6 cooperative escano dal consorzio o sarebbe un suicidio? No, io penso che sia veramente fuori discussione, perché il conferimento è dato al consorzio. Ci sono stati altri momenti tutti questi anni di questa tensione o no? No, che sta una piccola tensione qualche anno fa, ma era una cosa così non impegnativa come adesso. Detto questo, il momento è critico e se il comparto pesca e molluschi si blocca, centinaia di famiglie polesane rischiano di finire sul lastrico.